Due parole conclusive sul mago. Parliamone insieme, qui, su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Chiudiamo il mago, questa classe. Dedicando un paio di parole agli incantesimi del mago, a come funziona appunto questa classe dopo aver visto tutti gli archetipi, come funziona, livelli bassi, livelli alti, e diamo finalmente un'opinione personale su tutto l'insieme di questa meravigliosa classe. Ma non prima che vi siate iscritti al canale, messo mi piace al video e attivato la campanella degli annunci, così vi arrivano tutte le notifiche dei video usciti. E cominciamo adesso. Allora, ragazzi, perché dovremmo giocare un mago? Che cos'è un mago, tanto per cominciare? Come detto, è una persona, una creatura che sceglie di far dello studio la sua vocazione. Tutto il suo potere, tutte le sue capacità, tutte le sue scelte sono determinate dalla sua quantità, qualità e capacità di studio. Infatti, la prima cosa su cui voglio concentrarmi è la sua caratteristica da incantatore, è intelligenza. Capite? Intelligenza è infatti una di quelle caratteristiche che in D&D, quinta edizione, sono tra le meno utilizzate, ma se sapute utilizzare diventano tra le più forti e lo vedremo appunto nella scelta di qualche incantesimo e nella scelta dell'abilità. Quindi, se decidessimo di costruire un mago e vi rimando alla serie Creiamo un mago step by step di livello 1 per vedere il concept, poi faremo anche delle serie dove creeremo dei veri e propri PG. Anche di livello più alto, soprattutto per sfruttare le scuole di magia, gli archetipi, eccetera, eccetera. Però intelligenza è una scelta molto particolare che va saputa gestire. Quindi la scelta anche degli incantesimi è il fulcro della creazione di un mago. Il mago ha la lista degli incantesimi più lunga che c'è in tutto il manuale, in tutti i manuali. Nessun'altra classe ha una scelta di incantesimi tanto lunga quanto quella del mago, ampliata poi in tascia. E poi si aggiunge Xanatar con gli incantesimi che ci stanno, vabbè, ciaone. Capite però che è davvero non difficile o complicato più di tanto. Però richiede un po' di studio dover capire quali incantesimi scegliere e quali no, anche per una semplice e sola dinamica, quello dell'acquisto degli incantesimi. Voi capite, ragazzi, che mentre tutte le altre classi gli incantesimi o li conoscono e quindi hanno quel numero lì, oppure li preparano e quindi hanno tutti gli incantesimi a disposizione e di volta in volta li possono cambiare, il mago alcuni ce li ha gratis, altri li devono comprare. E questa meccanica può sembrare da un lato limitante, dall'altro invece, dato il numero degli incantesimi che può apprendere, dato la capacità del lancio di creazione di pergamene, questa meccanica equilibra un pochettino l'enorme capacità del mago di saper castare, di poter utilizzare la magia a suo vantaggio. Capite? Quindi, prima di tutto, la scelta dell'intelligenza. Quando scegliete di creare un mago, già lo consiglia il manuale, ma intelligenza deve essere la vostra priorità. La vostra priorità. Potete fare un mago come volete. Il mio consiglio è intelligenza molto molto alta. La seconda caratteristica che vi consiglio di utilizzare è costituzione. Poiché voi avete un basso dado vita, avete un D6, avete pochi punti ferita. A meno che non utilizziate determinati incantesimi o archetipi che vi consentono di utilizzare armature leggere, eccetera, eccetera, non abbiate pompato anche un po' la destrezza, i punti ferita sono necessari, ragazzi, dovete sopravvivere. Senza contare che maggiore è la vostra costituzione, maggiore sarà la vostra capacità di mantenere la concentrazione sugli incantesimi. Quindi io direi intelligenza e costituzioni belle alte. Vi dirò di più: il primo mago che ho giocato, che era un gnomo necromante, l'ho fatto con 10 in forza e 10 in destrezza. Questo per dire che non era importante per me che fosse forte o che fosse agile, sia di roleplay, di concept del personaggio che ho immaginato, ma l'ho fatto ipermentale, con una giusta costituzione, ma poi intelligenza a palla.
Certo, una scelta così specialistica vi comporta dei malus dall'altro lato. Il mio mago moriva solo se lo guardavi male, ovviamente. Ma lì poi sta come lo giochi. Io il mio mago non lo mettevo mai in prima linea. Castavo, mi nascondevo, stavo dietro gli altri, facevo da support, facevo determinate cose. Però, quando è che brilla davvero un mago? Quando sai sfruttare le tue capacità, sai compensare le tue criticità, bassi punti ferita, eccetera, eccetera, e sai scegliere gli incantesimi giusti. Quindi, tornando alle caratteristiche, intelligenza, costituzione. Se c'è una terza caratteristica che secondo me andrebbe aumentata, sicuramente quella è destrezza, poiché dal momento che tu ne indossi armature medie o pesanti, a meno che non fai multiclasse particolari, talenti, eccetera, eccetera, di base la destrezza ti serve per avere quel punto in più di classe armatura, quella capacità di schivare, eccetera, eccetera, che vi salva la vita. Ma è la mia priorità per il concept che ho? No. Per il concept che amo del mago? No. Assolutamente no. Poi invece ci stanno archetipi che ti consentono di investire più sulla destrezza, facendo l'esempio del cantore della lama. Lì sì che è utile pompare la destrezza, anche magari a scapito della costituzione. Ma quelle sono scelte parametriche che lasciano poco spazio al roleplay. Di roleplay tu puoi fare anche un mago con bassissima intelligenza, perché no, se non ti interessa ottimizzare. Di base, per sopravvivere, per poter avere un numero alto di incantesimi preparati, eccetera, eccetera, intelligenza è importantissima. Costituzione per la concentrazione ai punti ferita, successivamente destrezza per poter avere un po' più di classe armatura o determinate abilità che tu puoi utilizzare o meno. Però questo è il mio primo consiglio sulle caratteristiche. Seconda cosa, abbiamo visto il numero degli archetipi che ci stanno. Ce ne stanno tanti, è un po' per tutti i gusti. Abbiamo il cantore della lama, che non posso non citare, che è quello che ha rivoluzionato la classe del mago, rendendolo melee, facendoti andare in prima linea, non tankando, quindi nel senso potendo subire colpi, ma avendo una classe armatura alta per poter schivare, colpire, allontanarti, utilizzare gli incantesimi, cioè è un qualcosa di davvero molto molto particolare, molto forte. Abbiamo i classici, abbiamo il necromante se vogliamo appunto gestire dei minion, abbiamo l'invocatore se vogliamo fare molto molto danno, abbiamo quello degli scribi che secondo me è bellissimo, quando vuoi finalizzarti soltanto allo studio eccetera eccetera, la creazione di pergamene, fare determinate cose, insomma abbiamo un sacco di archetipi. Per questo vi dico che il mago possiamo farlo un po' come vogliamo, ma siamo sempre in quella direzione, è pur sempre un mago ragazzi, è pur sempre un mago. Per questo ragazzi, bisogna stare attenti a cosa scegliamo. Il mago, se tu lo giochi, stai giocando quello. Fare un mago per tankare, puoi riuscire a farlo. Ci mancherebbe altro, D&D in quinta edizione ti consente di fare praticamente ciò che vuoi. Ma ci sono cose che nascono per una cosa, che brillano molto di più se tu enfatizzi quella cosa, se tu punti su quella cosa. Io che sono una voce da sopranista, se canto da sopranista, spacco. Posso anche cantare da tenore, ma non brillerei tanto quanto spacco da sopranista. Capite il senso? Scusate l'esempio artistico. Questo cosa voglio dire? Che scegliete l'archetipo, uno in funzione al gusto, che è la prima cosa, due in funzione al fine che avete in mente, e in funzione a quello scegliete bene come scegliere, come sistemare le vostre caratteristiche e il vostro equipaggiamento. A proposito di equipaggiamento, ragazzi, qui voi gli incantesimi li comprate. Molti li conoscete, li acquisite gratuitamente, quindi se noi andiamo a vedere quelli che sono gli incantesimi gratuiti che voi arrivereste a ottenere al 20° livello, sono equilibratissimi rispetto anche ad altre classi che arrivano a conoscere incantesimi, quindi non è che li devo per forza comprare, assolutamente no. Però comprando incantesimi e mettendoli nel vostro libro degli incantesimi, ragazzi, voi ampliate di tantissimo la vostra tavolozza di scelta appunto degli incantesimi che potete utilizzare, cambiare la preparazione eccetera eccetera, quindi conviene tanto. Certo, è un qualcosa che altri che preparano gli incantesimi hanno prima, ma voi ne avete di più, senza contare che questa è una mia scelta di gusto personale, è bello specializzarsi in un qualcosa, ma di questo ne parliamo quando parlerò degli incantesimi. Tornando all'equipaggiamento, dovete fare soldi,
dovete fare soldi e voi siete maghi. Potete truffare come volete, potete creare roba, potete vendere e acquistare roba, potete soprattutto, e questo dipende molto dal vostro Dungeon Master, dovete dire al DM, DM mi sono fatto un mago, fammi trovare libri degli incantesimi, fammi trovare pergamene, se ti dico vado in una biblioteca, fammi trovare qualcosa che possa consentirmi di copiare libri, magari non trovo monete, fammi trovare già le componenti. Infatti dice che le monete spese sono per gli inchiostri. Cosa faccio io? Già l'ho detto nel video del mago, io faccio trovare direttamente da un lato libri di scuole, tutti incantesimi di necromanzia fino al terzo livello, ad esempio. Quindi funziona quando si cresce di... si sale di livello, faccio trovare determinate cose che possono essere utili. Ma soprattutto fammi trovare già le componenti. Male non mi fai trovare dei soldi, ma come loot vado a casa dell'NPC che è un incantatore, eccetera, eccetera, nella scrivania io mi trovo inchiostri e materiali che mi consentono di copiare tot incantesimi, oppure del valore di 200 monete d'oro, che io posso poi giostrarmi per copiarmi incantesimi, preso dai libri che ho trovato qua e là, o di quell'incantatore che ho ucciso, o di queste altre cose ancora. Quindi, caro giocatore, caro DM, dovete cooperare per far sì che la classe del mago brilli, perché se no che lo gioca a fare il mago se il DM non mi dà la possibilità di poter far crescere il mio numero degli incantesimi? Soprattutto io non mi divertirei da DM a giocare campagne one shot dove non faccio brillare i giocatori. È come se io fossi un DM che c'ha un barbaro e metto soltanto incantatori volanti. Che lo voglio il barbaro là, quello non fa niente, posso lanciare giavellotti, capite? Bisogna creare campagna ad hoc. Quindi, tornando a prima, equipaggiamento. Richiedete equipaggiamenti che potete trovare, richiedete spese, richiedete acquisti, richiedete oggetti magici, pergamene, chiedeteli. E il vostro Dungeon Master nelle vostre campagne deve cercare di farvele ottenere. Ci sono mille modi. La fantasia, ragazzi, per poterlo ottenere non manca di solito, quindi fatelo. Ultima cosa, ragazzi, vi voglio dire per quanto riguarda il mago, sono gli incantesimi. Ragazzi, come detto, la lista è lunghissima, è davvero lunghissima, e ci stanno incantesimi di tutti i tipi. Se noi andiamo a pagina 208 del manuale del giocatore, troviamo, mamma mia, una lista allucinante, un sacco di trucchetti, un sacco di incantesimi di qualsiasi livello, soprattutto, come detto, Xanatar aggiunge e poi Tasha aggiunge ancora. Quindi avete l'imbarazzo della scelta, avete un buffet allucinante. Però, uno, occhio alla scuola di magia. Se scegliete un archetipo che vi dimezza il costo, che vi dimezza il tempo per la trascrizione, in quel caso, ragazzi, non scegliete gli incantesimi di quella scuola come quelli gratuiti. Capite? Utilizzate quelli gratis per quelli che comprarli vi costerebbe il doppio. E invece fatevi trovare libri della vostra scuola, così copiarli e comprarli vi costa anche il tempo e il costo vi costa la metà. Quindi siate furbi in questa cosa. Altra cosa ancora. Quando c'è così tanta scelta, ragazzi, si arriva ad avere un po' tutto ma non essere specialisti in niente. Quindi cerca il mio consiglio, poi giocate come volete, ma il mio consiglio è scegliete un concept del vostro mago. È un mago che si concentra sul control? Scegliete incantesimi di control, capite? È un mago che si concentra sul influenzare la mente dell'altro, quindi un ammaliatore o altre cose? Concentratevi su quel tipo di incantesimi. Magari vi prendete uno, due, qualche incantesimo di utility diverso, ma principalmente concentratevi su quello, perché ne avete tanti incantesimi, tantissimi. Altrimenti, se c'è il mago che c'ha sia palla di fuoco, che c'ha pure fulmine, che c'ha pure quest'altro, c'ha pure quest'altro, vi troverete ad essere tante piccole cose, magari utiline, un qualcosa, ma non brillerete mai per quella cosa là. Per questo io vi dico, concentratevi su qualcosa, su un elemento, su un fine, su un concept. Concentratevi su quello, al di là della scuola che scegliete. Quello sì, vi aiuta, vi enfatizza, ma già da Xanatar, in Tasha, eccetera, eccetera, voi vedete che vanno via le scuole,
Capito? Quindi, lì non è che vi dà metà del tempo, eccetera, eccetera. Scegliete un concept e giocate di quello. Altra cosa. Conoscete, e lì grazie alla serie sui mostri, la serie sulle altre classi, cercate di conoscere i vostri nemici. Perché anche le altre scuole di magia, assieme a quelle che voi avete scelto, funzionano per tiri per colpire, o comunque tutti gli incantesimi funzionano sia per tiri per colpire che per tiri salvezza. Il tiro salvezza su che ve lo fa fare? Su saggezza? Su forza? Su costituzione? Su carisma? Se io vado contro un bardo, contro un paladino, e gli casto l'incantesimo che mi fa tiro salvezza su carisma, quello me lo passa. Ha un'altissima probabilità di passarmi quel tiro salvezza. Quindi perché fare quella cosa là? Certo, ma di concept, eccetera, ci può stare, però, capite? Molti tendono a non alzare intelligenza, a meno che non hanno un concept particolare, o non vogliono, o non sono dei maghi, ad esempio, o degli artefici, eccetera, eccetera. Cosa voglio dire? Scegliete quell'incantesimo il cui tiro salvezza è su intelligenza. Faccio l'esempio allucinazione di forza. Ci ho fatto un video per la serie sugli incantesimi, guardatelo ragazzi. L'incantesimo allucinazione di forza ti fa fare un tiro salvezza su intelligenza. E molti lo falliscono questo tiro salvezza su intelligenza dei NPC. Ma parliamo di bestie, parliamo di mostri. Se vado contro un ogre, contro un troll, che hanno una bassa saggezza, una bassa intelligenza, è lì che invece che tirargli dardo incantato, magari può essere utile per far danno, eccetera, eccetera, magari lì quell'incantesimo è molto più utile, perché quello c'ha saggezza bassa, c'ha intelligenza bassa, ecco perché la conoscenza dei mostri, ragazzi, serve, la conoscenza delle altre classi, capito? Se sto giocando contro un barbaro, quel barbaro molto probabilmente avrà un'intelligenza sicuramente non pompatissima, ecco che lì devo scegliere quell'incantesimo. Carisma, se sto andando contro un mezz'orco, probabilmente non avrà alzato carisma, capite? Ed è lì che gli faccio quell'incantesimo là. Per questo conoscete i vostri incantesimi, sfruttate le vostre caratteristiche e le caratteristiche dei nemici. Così potrete davvero ottimizzare sotto un punto di vista meccanico il vostro mago. Parliamo del danno. Il mago ha degli incantesimi che possono fare tanto danno. Assolutamente ragazzi, palla di fuoco ne è un esempio, ha un'ampia area, può colpire tutte quelle persone, tira una vagonata di 6 eccetera eccetera, prendiamo fulmine in una linea, se c'è un esercito tira una linea di fulmine, ciao, tantissimo danno, contro una singola creatura gli casti una ridire, quello mamma mia, è pure bello, ok, poi senza contare i livelli più alti eccetera eccetera. Ma se avete un paladino in party con lo smite, se avete ad esempio un guerriero che fa un sacco di attacchi, eccetera, eccetera, ora io vi dico, sì, voi potete fare danno e magari palla di fuoco voi prendetelo, ma già avete loro che fanno danno, prendetevi il trucchetto, che poi tanto aumenta col livello, prendetevi un incantesimo di danno che può essere di salvavita, tipo un detonante, così lo spingi via se ti va in mischia, ma di base voi brillate come control. Voi brillate con altri incantesimi, quelli che modificano il terreno, quelli che creano la follia nella mente del nemico, quelli che lo indeboliscono, quelli che fanno da supporto agli altri. Potete davvero essere quei PG così tanto utili che cambiano le sorti di tutto. Non dovete credere che fare tanto danno significa necessariamente che siete più forti. Spesso la forza e il risultato finale è dato da come voi rendete possibile al paladino, al guerriero, al ladro fare tanto danno. Capite? Io lo vedo in Wikiroll. Io faccio determinate cose in Wikiroll, ma senza, in questo caso, Siria, che fa tutte le grafiche, tutte le cose, eccetera, eccetera, queste cose qua, non ci sarebbe niente. Siria è il mago di Wikiroll, perché ti rende possibile fare quello che stiamo facendo. Senza il mago, facciamo niente. Capite? Per questo vi dico, occhio agli incantesimi che scegliete, occhio alle caratteristiche che scegliete, e soprattutto, il mio consiglio, specializzatevi. Volete fare il mago che fa il piromante, casta incantesimi di fuoco? Scegliete incantesimi di fuoco, combinazione con il talento magari, adepto elementale così superate le resistenze, qualcosa di utility eccetera eccetera. Volete fare i support? Fate i support, scegliete quegli incantesimi là.
Quindi il mago è quella classe che secondo me brilla nel momento in cui voi vi specializzate, sfruttate le vere capacità del mago e soprattutto, ragazzi, non siete da prima linea. Potreste esserlo, sì, potete buildare, fare combinazioni, eccetera, eccetera, ma voi brillereste se dalla distanza, se nascosti, se in questa posizione, eccetera, eccetera, dall'alto fate gli scacchisti. Brillate in quel caso, tantissimo, ed è fatto apposta. Le mie ultime parole finali in questo video, che voleva essere breve, non lo è stato questo, ragazzi. Il mago è una classe meravigliosa. Per chi sta iniziando a giocare, come sempre detto, magari no. Lo è per quella persona che si è infognata, si è visto un sacco di video, si è letto il manuale, si è visto gli incantesimi, si è letto i mostri. Cioè, per il secchione di D&D, sì, anche se tu sei talmente tanto infognato, prenditi il mago, ti diverti in una maniera allucinante. Assolutamente. Il mio primo PG è stato un bardo, che non è... che è simile. Però per dire, vai lì. Se no, diventa troppo, diventa un cuoco con troppi ingredienti, diventa un pittore con troppi colori, diventa un chitarrista che si piglia in mano una 8 corde quando inizia a suonare, dice che ci devo fare con tutte queste cose, un'arpa, capite? Può essere spaesante, può essere troppo, non troppo difficile, troppo, capite? Quindi, come il mago è un archetipo studioso, è una classe studiosa, il mago è una classe per chi la studia questa cosa, perché è davvero infognato. Poi potreste provarlo, magari lo provate, capite le reali implicazioni del giocare un mago, soprattutto se il DM, il party è ben fatto, eccetera, eccetera, ma provatelo. E soprattutto affrontate il mago visto secondo me dall'alto, senza dimenticare la componente roleplay, per me non dico imprescindibile, ognuno gioca come vuole, a volte gioco solo meccanico, a volte gioco solo roleplay, a volte mischio, è bello cambiare. Però la visione dall'alto del mago vi consente di saperlo far brillare. Queste sono le mie parole finali su questa classe. Ora, adesso passiamo a un'altra classe, e immagino avete capito qual è. Bene ragazzi, se avete dubbi, considerazioni, volete dei video specifici, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Vorremmo una serie su questa cosa, sul mago, il approfondimento su questo e quest'altro. Ditemelo ragazzi, che a me non costa nulla farlo, ok? Quindi, grazie mille per l'attenzione su questa classe. Come al solito iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, attivate la campanella degli annunci, i nostri link sono in descrizione, giocate con noi su Discord, eccetera, eccetera. Seguiteci su Twitch e niente ragazzi. Saluti e frecce, e ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll. Solo per oggi, vieni a provare anche tu il server Discord Wikiroll Dungeons & Cutscenes. Abbiamo DM che cercano giocatori che chiedono cose per imparare a giocare, una land con tanto di cimitero, un'iniziativa multitavola tra mezzo giocatori, eventi periodici, Giulio e intanto Alberto. Solo qui, su Wikiroll Dungeons & Cutscenes. Trovate il link in descrizione.